Buonasera e un carissimo saluto come sempre a tutti i nostri telespettatori. Eccoci qua in diretta con voi per un'altra puntata della Voce di Orvieto. Bene, noi questa sera per la Voce di Orvieto parliamo di un fatto che ancora è nella memoria di tanti, è nel ricordo di tanti, le emozioni, il gioco, lo spasso, i momenti di preghiera che si sono fatti, ecco, nella festa della Madonna della Cava. È una festa che si svolge tutti gli anni nel quartiere della Cava e che questa sera appunto noi vogliamo trattarla. Una festa che noi come emittente abbiamo vissuto per alcune ore e abbiamo carpito la genuinità, la spontaneità, le cose belle, ecco, semplici di questa festa. Quelle feste che sanno rimettere insieme parecchia gente, la sanno far conversare, la sanno far divertire con le cose più genuine, più semplici, più belle. E questa sera abbiamo qui con noi quattro graditissimi ospiti, i fautori della festa, gli organizzatori principali, anche se dobbiamo dire che tutti i cittadini della Cava per questa festa poi concorrono, partecipano, danno quello che possono dare. Però qui abbiamo proprio quelli che la festa l'hanno pensata e eccoli qua, ve li vado a presentare. Alla mia sinistra abbiamo il carissimo Marco Sciarra, poi accanto abbiamo Graziani Gilberto, poi ancora suo fratello Graziani Claudio e poi abbiamo Massimo Cagliello. Allora Marco, la festa ancora è nel cuore vostro perché è appena finita da pochi giorni, quindi so che fino a ieri siete stati occupati a mettere a posto tutto quello che è servito per l'organizzazione, quindi ancora stanchi della festa. Vogliamo cominciare a fare questa sera un sunto, parlare, vedere cosa non è andato, se c'è qualcosa che non è andato, quello che è andato oltre le aspettative. Sicuramente la cosa che non è andata è stata il tempo, perché purtroppo da domenica, da metà della celebrazione, metà della messa in poi, la pioggia non ci ha permesso di continuare. Quindi c'è stato questo problema del maltempo che ha interrotto la processione quando non era arrivata nemmeno a metà del percorso, che ci ha fatto sospendere i festeggiamenti in piazza. Nonostante questo c'è stata un'affluenza in processione impressionante, nonostante il tempo appunto, e anche durante la celebrazione praticamente metà di Via della Cava era piena di persone che non riuscivano a stare dentro la chiesa per assistere alla messa, che è stata poi tra l'altro davvero molto, molto bella e solenne. Comunque, ecco, il tempo è stato nella seconda giornata, nella domenica, che doveva essere il clou della festa in effetti, però ecco, qualcuno nell'intervista ha detto però la Madonna ha fatto fare la processione proprio nel quartiere della Cava. La processione doveva essere molto lunga, doveva percorrere Piazza della Repubblica, via Loggia dei Mercanti. Sì, poi doveva seguitare per San Lodovico e rientrare subito alla chiesa della Madonna della Cava. Ecco, questo ultimo giro non è stato fatto, è venuta per via Filippeschi. Filippeschi perché la pioggia lungo via Malabranca è aumentata, quindi Don Enrico ha pensato bene di far rientrare la processione subito. Bene, se la regia ci può mandare da un punto della processione, poi adesso noi seguiteremo a parlare mentre le immagini scorrono. Ecco, qui siamo credo appena usciti dalla chiesa. Sì, appena usciti, poi... Ecco, qui vediamo questi che sono dell'associazione culturale. Sì, questa è l'Arcivo Fraternita. Sì, questi sono i rappresentanti, questi con questi costumi sono i rappresentanti dell'Arciconfraternita della Madonna di Latera, perché abbiamo scoperto che la Vergine col titolo di Madonna della Cava si venera anche a Latera. Ecco, e qui vediamo la banda cittadina che ho sentito che ha ben intonato i canti religiosi, ha suonato molto durante questa processione. Abbiamo qui un tubo bassa eccezionale. Sì, hanno suonato sotto l'acqua, insomma. E questa è la Madonnina, l'effigie della Madonna portata dall'associazione di Latera. Esattamente, e qui ecco, questo è il parroco di Latera, si è intravisto con un seminarista di Latera che è il presidente tra l'altro dell'associazione che ha curato questo scambio. Un ringraziamento particolare credo che va fatto anche all'arma che ci ha assistito con dei carabinieri, sì, infatti sì, hanno presenziato in alta uniforme tutta la celebrazione della messa, che tra l'altro è stata una messa veramente molto molto bella.
concelebrata da tre sacerdoti, e qui vediamo tra l'altro lungo Via della Cava il lancio dei foglietti in cui si chiede alla Madonna di pregare per il quartiere e per tutta la città. Sì, infatti camminando ogni tanto da qualche finestra, da qualche balcone venivano lanciati questi foglietti. L'anno scorso, che il cielo era più sereno, insomma i foglietti si vedevano anche meglio e c'erano anche molti di più, insomma quest'anno non tutti si sono affacciati per il maltempo. E qui stiamo alla prima benedizione che danno lungo il percorso proprio prima di prendere Via del Caccia, prima di intraprendere la salita. Eccolo qua, questo è il capitano, il coordinatore insomma dei nostri portatori, che ha dimostrato una grandissima perizia insomma nel gestire questa che poi era una situazione quasi d'emergenza, perché effettivamente l'ultimo tratto di Via della Cava, anche questo in salita verso San Giovenale, quasi a metà salita c'è stata una pausa, un'altra benedizione, e vedete che qui non ha mai smesso di piovere, però qui pioviginava, tant'è che qualcuno portava l'ombrello, qualcuno ancora resisteva a quella pioggerellina che poi era più umidità che non, e quindi qui ha permesso perfettamente. Le informazioni meteorologiche della giornata davano qui, specialmente nell'Italia centrale, addirittura nell'Umbria meridionale nostra, quindi qui davano tutto il pomeriggio temporali, invece lì c'è stata una pausa di dentro. Ecco, la Madonna ha permesso comunque di fare la processione dove era protettrice, cioè non è uscita dal quartiere, però è rimasta lì. La cava l'ha fatta. E se non altro, dopo che l'anno scorso è riuscita a lambire insomma la parrocchia di San Giovanni, quest'anno siamo passati finalmente per San Giovenale, perché la chiesa della Madonna della Cava è proprio al confine tra due quartieri che sono Olmes e Rancia, e quindi tra due parrocchie che sono San Giovanni e San Giovenale. Ci sarebbe dispiaciuto se anche quest'anno fosse passata solo dall'altra parte, invece per fortuna l'anno scorso è passata da una parte, quest'anno è riuscita se non altro a passare in quel pezzettino di San Giovenale. La Madonna ha pensato di spartire, ecco, fra i due anni, no? L'equità della processione. Adesso qui, tra qualche attimo, se la regia ci dà l'audio del filmato per mettere un po' in evidenza quello che stava sul campanile, che seguitava a suonare le campane. Ecco il ritorno, e di sopra ancora in via Filippeschi c'erano ancora chi passava, e quindi una processione che si sarebbe comunque allungata se avesse fatto il percorso desiderato, insomma quello lì pensato, perché di solito viene che lungo il percorso tante si incuniano, no? E quindi allungano le file. Bene, quindi adesso tra poco vedete l'ombrello, oramai sono quasi aperti per tutti, qui hanno cominciato a piovere più fitto. E quindi tra poco, poi lì sulla piazzetta, Don Enrico, che al momento degli scoppi dei mortaretti ha detto: questi mortaretti avreste dovuto farli scoppiare prima, probabilmente allontanavano il temporale. E invece l'hanno incoraggiato, perché poi da appena rientrata la Madonna ha cominciato a piovere veramente forte. Più forte. L'anno prossimo. Intanto ringraziamo la Vergine Santa e riceviamo la sua benedizione. Per l'intercessione di Maria, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, la Madonna quindi viene riportata nella chiesa. È un po' difficoltoso sia l'uscita che l'entrata, perché il baldacchino è alto quasi quanto la porta. Quanto la porta. E ci vuole bravura da parte dei portatori. Però la festa, Marco, ha durato non solo due giorni, è cominciata
fin da lunedì 17. Sì, la preparazione alla festa della domenica è cominciata con gli appuntamenti delle serenate a Maria che Don Enrico manda avanti da anni in tutta la parrocchia, concentrati proprio in Via della Cava. Queste serenate sono costituite insomma dalla recita del rosario, dalla recita delle litanie, da una piccola meditazione ogni sera su un mistero diverso, e poi ci sono dei piccoli doni per chi interviene, e tutto viene inframmezzato da canti alla Madonna. E questi sono appuntamenti che sapientemente Don Enrico porta avanti da diversi anni e che diventano un altro momento di socializzazione importante, proprio perché vengono realizzati ogni sera in un vicoletto diverso, in una piazzetta diversa, in un cortile privato diverso, per cui c'è la chiesa intesa proprio come comunità viva, come piccola comunità parrocchiale, ma non solo, perché partecipano anche da altre parrocchie, che si ritrova ogni sera in un luogo diverso, e quindi una casa, un angolo, uno scorcio, qualsiasi cosa, diventano per un'oretta nemmeno una chiesa fatta di gente, fatta di preghiere e di devozione alla Madonna. Beh, la vera chiesa intesa come chiesa, la chiesa non come è quella comunità. Di mattoni, ma come comunità. Poi il mattone è un po' il ritrovo dove la chiesa vivente si ritrova. Bene, noi non abbiamo preso qualche momento di queste serate, però l'ultima sera, il sabato che precedeva quindi la ricorrenza della Madonna, della festa, è stata fatta questa serenata nella chiesa della Madonna della Cava, e lì abbiamo un pochino assistito al rosario, appunto alla recitazione delle litanie, appunto alla serenata, e lì dopo, più tardi, se la regia ce lo ritroverà, ma con comodo più tardi, Gilberto era uno di quelli che veramente intonava questa serenata. Perché tu, Gilberto, l'hai persa mai nessuna di queste serenate? No. Quindi tutte le sere tu eri presente, e quindi era quello che in qualche modo dava il tono, cioè coordinava con la sua voce tutti gli altri fedeli della chiesa. Allora, Gilberto, tu che ci vuoi raccontare qualche cosa? Tu l'hai vissuta proprio tutta la festa, dall'inizio alla fine, ma non solo, ma sei stato anche in quei momenti di programmazione. Che ci dici? Qualche cosa che ti è più caro, che ti è rimasto più impresso, che ti ha soddisfatto di più? L'improvvisata che ci ha fatto il vescovo, perché non ce l'aspettavamo. Lui aspettava Sant'Andrea, però gli hanno detto le guardie che la processione era rientrata prima e lui è venuto giù. Questa bella improvvisata ci ha fatti contenti, perché aspettavamo per la messa, ma non è potuto venire. E quindi questo per te è stato veramente una cosa che sì, hai gradito? Anche la chiesa piena, sia fuori che dentro, hanno potuto ascoltare la messa con l'amplificazione. Diciamo, l'amplificazione la ci ha pensato sempre il vostro tecnico. Sì. Un altro di cui non si può far meno, ha detto, è Claudio. Claudio ha venduto, credo, più lui da solo i biglietti che tutti voi messi insieme. Claudio, io voglio fare adesso raccontare una cosa. La sera della vigilia della festa di Cicogna, Claudio stava vendendo i suoi biglietti della lotteria proprio dove si festeggiava la festa di Cicogna, e vendeva più biglietti di quelli invece che di quelli dei festaroli di Cicogna. Anche io ho detto, stai attento, perché questi alla fine ti prendono a calcio, perché tu gli vai a rubare clienti qui. Beh, riusciva a venderla anche in quel contesto. Costavano due. Sempre chiuso. I biglietti rimasti sono pochi, penso. I biglietti che sono avanzati, beh, alcuni blocchetti sono avanzati perché domenica praticamente la vendita non c'è stata durante la festa, però comunque sono state vendute diverse migliaia di biglietti, magari di blocchetti, e l'estrazione è stata fatta ovviamente. Questo quindi comunque non sono state vendute tutti, ma comunque vi dà la possibilità di aver incassato qualche soldo, c'è rimasta, ecco, qualcosa per quella vostra idea di ristrutturare il campanile? Sì. Perché questa era un po' la mira, mi pare, con ogni probabilità, l'obiettivo principale. Esatto, con ogni probabilità il campanile si farà esattamente come volevamo.
c'era un altro desiderio, che era quello dell'altare che ci abbiamo attualmente in prestito nella chiesa della Madonna della Cava, e per quello vedremo un po', ora bisognerà organizzare qualche altra cosa se vogliamo farlo in breve tempo, oppure si aspetterà la festa del prossimo anno, perché sicuramente veramente è una festa che, a differenza di tutte le altre, almeno nella maggior parte, è una festa che non ha fuochi d'artificio. C'è un motivo per cui lì dice una zona che non si prestano, o veramente voi avete scartato questo aspetto folcloristico per altri motivi? Beh, questa di festa non è nata essenzialmente come festa di parrocchia o altro, è nata con lo spirito di una comunità che vuole far festa per una tradizione ritrovata. Quindi l'importante della festa sono la messa e la processione della domenica. Intorno c'è questa comunità, che è quella della Cava, che vuole far festa, quindi noi abbiamo fatto festa tra di noi. Certo. Aprendo le braccia, le porte, tutto, a chi voleva unirsi. Quindi questo è stato lo spirito. Naturalmente i fuochi d'artificio rappresentano un investimento importante. Botterellina alla fine della processione. Qualche botterellina alla fine della processione, proprio perché tradizionalmente questo c'era. I fuochi d'artificio per la festa della Madonna della Cava non ci risulta che siano mai stati fatti. Ciò non toglie che non si possano fare negli anni a venire. Però insomma la zona si presterebbe benissimo, tra l'altro, perché non ci dobbiamo dimenticare che è la stessa zona in cui fanno i fuochi per la Palombella. E insomma, un po' perché siamo poveri, un po' perché anche se diventassimo proprio relativamente ricchi, il confronto con quello che si può permettere l'opera del Duomo sarebbe comunque spiazzante. E allora adesso, a proposito, vorrei far sentire quello che il Vescovo mi ha risposto proprio in una mia intervista. Sentiamola e poi dopo ci ritorniamo sopra con il commento. Ecco, eccellenza, allora noi ieri sera parliamo proprio con Don Enrico, ci diceva, io gli ho chiesto, ma il Monsignor Giovanni Scanavino verrà domani? Non lo sappiamo, però ci tenevano molto e credo che ha fatto la loro felicità a fare questa visita. Quale augurio vuole dare a questi contrataioli che ho visto fare una festa intensa sia sotto l'aspetto religioso che civile, tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, hanno esternato la loro fede in tanti modi. Un augurio da parte sua, per certo sono contento. L'augurio è quello di che continuino con entusiasmo, essere appassionati per il proprio quartiere è una cosa bellissima. L'importante è che poi, ecco, stiamo attenti a non degenerare nelle rivalità, ma credo che questo non sia il pericolo di questo quartiere. No, un pizzico di campanilismo. Non guasta un pizzico, non guasta mai, perché è un motivo anche di orgoglio, è un motivo che incentiva la fantasia, la creatività. Certo. E poi, la cosa bellissima, che non si vede e non si sente più tanto, è che almeno c'è questo momento di coesione, di stare insieme e di fare festa insieme per il motivo della fede che ci unisce. Questo è molto bello, io spero che continui questo stile, questo spirito, perché è solo un motivo di vera, autentica tradizione. Bene, lei ha fatto questo augurio, credo che lo staranno a sentire, perché in effetti sono delle bravissime persone, con il campanilismo giusto, con la fede giusta, bene, con l'entusiasmo che ci sta. Grazie, Sua Eccellenza, arrivederci. Ecco, avete sentito? Ecco, anche il Vescovo ha detto un momento in cui questa fede, questa li mette insieme, cioè ha puntualizzato sul fatto dello stare insieme, ma non sull'esternare in tante cose spettacolari che potrebbe essere fuochi, oppure questo almeno è per quanto lui voleva intendere, io credo, cioè una festa in cui la fede mette insieme, fa sta insieme, li lega anche con l'entusiasmo, anche con un pizzico di campanilismo, eccetera. E quindi voi, una tradizione che negli anni non ha avuto mai questa, quindi forse i 4-5 milioni che aveste speso per i fuochi adesso ve li trovate in tasca per il campanile, e probabilmente nel tempo, ecco, queste cose non spese per delle cose forse non importanti. Io penso che, scusa, sì, ti interrompo, penso che sì. Secondo me c'era la possibilità economica da fare altre cose, la carne al fuoco ce n'è tanta, la chiesina intorno alla chiesina della Cava, diciamo così. Cioè? Io rilancio sempre l'idea che una cosa importante da fare, se vogliamo che i fedeli, tutti i fedeli,
riescono a entrare a vedere la chiesina della Cava, bisogna portare a termine quest'idea della rampa per portatori di handicap sulla scalata, che anche, diciamo così, gli enti preposti, il comune che ti dà nulla osta a che il progetto vada avanti, hanno detto che sì, effettivamente è una cosa che serve, ecco, diciamo così, che io da parte mia avrei detto che se c'è una possibilità economica su una cosa di interesse più collettivo. C'è un'altra idea che anche quella è tutto sommato inessenziale, no? Che era quella dell'albero della cuccagna basso e untuoso, che si differenzia un po' da quello di Castel Giorgio, che invece è pulito e alto, che si faceva sempre e che vorremmo riportare. Attenzione. E che vorremmo riportare in vita, insomma, ci sono delle cose da mettere a posto per quanto riguarda le autorizzazioni, però contiamo di farlo. Sono venute fuori anche idee che poi abbiamo o sposato o bocciato, che tutto sommato rendono poco e niente, insomma, perché se anche l'albero della cuccagna uno mette in palio i premi e poi non è che c'è una contropartita, perché comunque la partecipazione è gratuita, però ci andrebbe di farlo, insomma, sono in un certo senso anche lì soldi sprecati come nei fuochi. L'unica cosa è che noi ci muoviamo essenzialmente su un coinvolgimento delle persone. Però scusa Marco se ti interrompo, non sono soldi sprecati, perché la festa è questa, il coinvolgimento, trovare dei pretesti per cui la gente in quelle 2 o 3 giorni della festa sta insieme e che a un certo punto ne diventa partecipe a tutti gli effetti, non solo come spettatore. E allora forse, ecco, ideare in una festa parrocchiale, in una festa come la vostra, ok, dai momenti in cui è proprio il cittadino che fa la festa e che diventa il centro dell'attenzione, è questo che diverte. Che poi è vero, dice però quello che viene da fuori gli interessa, ma la festa secondo me deve essere fatta per quelli che sono di lì, non per quello che viene da Roma o da Milano che deve venire su a vedere lo spettacolo in piazza che lo vede dovunque, oppure a vedere i fuochi che le può vedere dovunque. No, anzi, se uno si trova, ovviamente nessuno si muoverà mai da Roma o da Firenze per venire alla festa della Cava, assolutamente no. Però ci siamo resi conto sia l'anno scorso che quest'anno che c'erano persone che comunque stavano a Orvieto, che si sono trovati lì e che si sono fermati semplicemente perché si erano accorti che quello era un quartiere vivo. Esattamente. E quelle non erano assolutamente cose costruite per degli spettatori, quindi anche stare lì significava rientrare in un contesto che non era nato per loro, né per spillargli i soldi né per farli essere spettatori, era una festa altrui in cui si poteva stare. Ecco, voi in questa festa c'è stata una novità grossa, ecco, forse per la prima volta la Cava si è gemellata con un altro paese che festeggia e onora la stessa Madonna. Allora io c'ho, partiamo da qui, se la regia ce lo manda. Abbiamo adesso un'altra intervista dove parlo con i rappresentanti dell'Associazione Culturale di Latera. Abbiamo visto oggi un gemellaggio tra, ecco, l'Associazione Culturale di Latera e l'Associazione Culturale i Cavaglioli di Orvieto. Proprio, ecco, il tema era la Madonna della Cava. E sì, anche a Latera venerano questa Madonna. Ecco, però sappiamo che non è la protettrice, cioè che non è la patrona di Latera, ma è una, si venera in una certa chiesa, mi pare, no? Ecco, allora, come avete scoperto che qui ad Orvieto c'era una chiesina che venerava la stessa Madonna? Io veramente già la conoscevo da diversi anni, soltanto che non mi ricordavo più. E ho conosciuto la Madonna della Cava di Orvieto attraverso i seminaristi. Quindi sono loro che possono dare un'indicazione precisa. Io infatti sapevo che il presidente di questa associazione è un seminarista, però purtroppo adesso non c'è. Vedete che Don Roberto sta facendo un panino perché piove e quindi adesso c'è questo piccolo rinfresco, chiamiamolo così, alla meglio, doveva essere fatto nella piazza Marcorino dove si svolgeva la festa civile, ma purtroppo ci si arrancia. L'importante, ecco, che l'impressione che lei abbia trovato qui una certa cordialità, affinità con i Cavaroli, c'è. Sicuramente, e ho visto che c'è anche un'intesa tra i Cavaglioli che stimola a continuare questo incontro e questa amicizia. È la prima volta, ma sicuramente non sarà l'ultima. Ecco, che sia un pretesto di fede per farla ancora più forte, cioè l'Atera che viene qui
gli ordinari che vengono all'Ader. Un motivo in più per pregare intorno alla Madonna. Certo, per pregare e per crescere umanamente e cristianamente, perché il mondo di oggi ha bisogno proprio di queste realtà. Un mondo che può diventare migliore se viene informato dai valori che attraverso la Madonna possiamo conoscere e vivere. Ecco, giù all'Atera quando festeggiate la Madonna della Cava? Noi abbiamo tre feste della Madonna della Cava. Quella principale, proprio la festa della Madonna della Cava, sarebbe l'8 di settembre, la Natività di Maria. Poi festeggiamo la Madonna della Cava il 13 di giugno per il ricordo del passaggio del fronte dell'ultima guerra, che fu un passaggio abbastanza martoriato e drammatico, ci fu una grossa battaglia. E ci sono delle storie, ecco, che ci inducono. La Madonna è scesa in aiuto vostro. Sicuramente, ci sono dei riferimenti, gente che si ricorda ancora di quei momenti e ha trovato nella protezione di Maria un aiuto a venire fuori e a vivere quei momenti in maniera che poi diventassero momenti propositivi per un paese in cammino verso il futuro. Volevo dire che per conoscere i motivi che hanno fatto, che sono alla base di questa conoscenza, di questo gemellaggio, c'è Dario che li conosce e può proporli. Ecco. Bene, noi la ringraziamo e quindi anche per tutti i contradaglioli che effettivamente aspettavano questo incontro, questo momento, questo gemellaggio. Cioè un qualcosa che vi lega e io, noi abbiamo fatto come TV una diretta tempo fa proprio per far conoscere la festa e loro parlavano con tanto entusiasmo di questo incontro che in effetti mi sembrava in dovere di sentire i rappresentanti dell'associazione. Grazie, però ecco adesso raccontiamo un pochino la storia, com'è nata questo incontro, se sono state gli orvietani oppure è stata una coincidenza, un caso. Io penso che la cosa che ci lega entrambi è proprio il nome Madonna della Cava. Noi all'Atera abbiamo la Madonna della Cava che viene chiamata così perché alcuni interpretano la cosa, essendo la chiesa vicino ad una cava dismessa di zolfo, attiva fino al 1945-50, invece altri sostengono che si chiama Madonna della Cava perché era una diramazione della via Cava, cioè una diramazione dell'antica Clodia, un'antica strada Clodia che portava a Viterbo e poi di conseguenza a Roma. L'Atera è molto devota all'immagine della Madonna della Cava, come diceva prima da Roberto, e durante l'ultimo bombardamento sembra per miracolo che le bombe siano tutte finite sulla chiesa della Madonna della Cava, hanno distrutto tutta la chiesa e è rimasto l'altare in piedi. E la Madonna della Cava è un'immagine del XIV secolo che è dipinta su tegola, una tegola romana che serviva per la sepoltura dei morti e è un'immagine che nel Viterbese, specialmente nella zona della Madonna della Quercia, anche noi abbiamo un'icona simile, cioè l'immagine è stata trovata sopra un albero di castagno, il contadino poi prende questa immagine, questa tegola, la porta nella stalla, il giorno dopo la ritrova lì, si grida al miracolo e allora viene costruita sulla chiesa, sul posto. E comunque dal punto di vista iconografico diciamo è la Madonna con bambino e che tiene in mano un uccellino che l'uccellino diciamo è l'untore della peste, che la Madonna cattura l'uccellino e l'Atera, ripeto, è molto devota a questo immagine. Ecco, e anche ho visto sull'immagine che avete portato voi, era appunto raffigurato un bambino con la Madonna. Ecco, abbiamo il seminarista che è il presidente dell'associazione culturale, mi pare a Cardinal Girolamo Farnese. Girolamo Farnese, sì. Allora, come mai presidente è stato eletto presidente questo onere, diciamo, perché essere presidente a volte è anche un peso. Sì, è vero, ma diciamo che l'associazione è nata 3 anni fa e l'ho fondata io. Ah beh, allora mi sembrava giusto. Ad alcuni miei collaboratori. E porta il nome di un cardinale perché è l'ultimo duca di Latera e poi un porporato, quindi mi è sembrato opportuno dedicarla proprio a questa persona.
E come mai abbiamo stipulato questo accordo, questo gemellaggio con l'associazione di Orvieto? Tutto è nato dal legame appunto con la Madonna della Cava, che anche noi all'Atera veneriamo, come già è stato ripetuto. L'invito è nato a noi da parte di questa associazione che porta il nome Cava e Cavaioli. Noi abbiamo aderito con molto piacere, sono venuto io 2 o 3 volte a prendere accordi e ci è sembrata una cosa bella, oltre che dal punto di vista religioso, anche approfondire un po' l'aspetto sociale e anche culturale che poi è legato a quello religioso, sicuramente. Bene, qui hanno una reliquia, però ieri sera Don Enrico ha detto che una reliquia è un manto che è stato sopra la Madonna di Loreto. Voi avete qualche reliquia della Madonna? Della Madonna della Cava no. Neanche il manto che è stato della Madonna di Loreto, che poi veniva appunto però dalla casa. Però nell'archivio della... abbiamo sì, ritrovato una piccola, anche noi, una piccola reliquia della Madonna, credo un pezzettino dell'abito della Madonna. Quindi questo è l'abito vero però? Si spera, però non, con sicurezza non lo sappiamo. La reliquia attesta che è vero, questo lo sa solo lei. Bene, abbiamo un altro un seminarista oppure... Ah, è un seminarista pure lui. Allora fai parte dell'associazione? Non proprio. Ti ha trascinato dentro il collegio? No, non, non proprio. In quale anno che di teologia state voi? Abbiamo finito gli studi teologici, siamo in attesa dell'ordinazione. Allora, complimenti. Grazie. In bocca al lupo per la vostra missione. Dentro ancora non, però vedo che vi date una mano. Sì, sentite la cosa allo stesso modo. Collaboriamo, certo, certo, per quanto è possibile, a seconda degli impegni naturalmente. Di quante persone è fatta la vostra associazione? Ma diciamo i soci sono attualmente una 80. Ah, tanti. Siamo parecchi. Quindi battete a pieno questa, perché credo sono a 17 ancora. Lo so, me l'hanno detto, sì. E poi diciamo così i più stretti collaboratori siamo una decina che formano il consiglio direttivo, poi ci sono altri comitati che lavorano insieme a noi, però per un totale di 80 di iscritti. Bene, allora credo che sia stata una soddisfazione anche per voi. Noi le ringraziamo come emittente da parte di tutti i contradaioli, credo che sono fieri di questo gemellaggio. Bene, è un buon intrattenimento, alla meglio, purtroppo il tempo ha rovinato. Ah, Piazza Maria ha smesso. Ah, quindi ha smesso di piovere. Allora le cose si mettono meglio, perché a Piazza Marconi so che avevano preparato un'accoglienza un po' migliore di questa, così all'arrembaggio. Ecco, queste sono state le interviste ad alcuni che sono venuti appunto da Latera, ce n'erano molti. Adesso non possiamo proporveli tutti, farveli rivedere tutte, ma al momento in cui sono arrivati, quindi con il loro abito particolare, eccetera, è stato un momento veramente commovente, sì, specialmente per quelle che abitavano lì, che hanno pensato a questo incontro già da diverso tempo. Allora Marco, cosa vogliamo dire? Abbiamo sentito le interviste. Scusate, io farei dire, sì. Farei dire qualche piccola parola di specificazione a Marco sul numero dei nostri, diciamo così, soci onorari, perché effettivamente la base del comitato sono 17, ma i soci sostitutori sono tanti. Sì, sono tanti, ecco, perché va oltre... specificata sta sì, cosa, insomma. Sì, 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 ci sono 17, siamo quelli che, oltre a pagare il doppio che sta c'è dentro, dobbiamo pure lavorare, quindi 17 siamo quelli con il diritto di votare ma il dovere di fare qualcosa. Poi dopo è stata istituita una figura di sostenitore con una tessera a parte, di cui avevamo parlato anche l'altra volta che siamo stati qui, e avevamo stampato un centinaio di tesserine e non sono bastate, quindi per fortuna questo ha dimostrato ancora una volta che c'è veramente molto affiatamento nei confronti della Madonna della Cava, perché dobbiamo ricordare che la nostra associazione si occupa della vita in generale nel nostro quartiere, ma i proventi che vengono dalla tessera di sostenitore, e qui Gilberto è stato un bravissimo venditore di tessere di sostenitori, vengono devoluti essenzialmente alla Chiesa. Infatti per quanto riguarda la tessera di noi soci proprio effettivi, quelli che lavoriamo, abbiamo sempre, ogni anno avremo un'immagine della via, mentre per quella dei sostenitori ogni anno un'immagine della chiesa. Abbiamo proprio voluto distinguere questi due ambiti. Del resto abbiamo sentito anche lì il futuro parroco, il futuro sacerdote,
che ha detto siamo un'ottantina, ma in effetti a lavorare siamo una decina, quindi sotto questo aspetto siete più voi che siete 17, quindi anche lì 80 sì, quindi voi se vi mettete insieme, ecco, ai sostenitori siete un'ottantina anche voi, credo. Anche, no, siamo più di 100, però di 100. Insomma... Quindi li battete in questo senso. Sì, noi intanto vogliamo far vedere una cosa, che loro sono venuti con il ritratto della Madonna, che è questo qua. Questa è quella, è la Madonna che è messa nella chiesa di Latera. Vedete, c'ha un bambino però... Con un uccellino sul mare. Ecco, che lo tiene a sinistra, cioè alla sua destra. Mentre la chiesa, nella chiesa della cava, la Madonna ha anche un bambino in braccio, però sta dall'altra parte. Sta dall'altra parte, sì. Però ecco, la Madonna sono che sempre due Madonne con bambino, sono entrambe del 400, se ci riferiamo alla Madonna della cava intesa come affresco e non come statua. Per quanto riguarda sia la nostra che la loro, sono entrambe due rappresentazioni pittoriche quattrocentesche, entrambe Madonne con bambino, motivate però da ragioni diverse. Quella infatti è una Madonna in un certo senso che ha vinto la peste, perché c'è questo ricorso sia del bambino al seno della madre, perché inserisce le mani all'interno del collo dell'abito, sia questo uccellino tenuto stretto, molto stretto tra le mani, che ricorda appunto la vittoria sulla peste. Eccola qua, sì. Quello della cava, no, quello della cava c'ha un'altra cosa, un cartiglio. Sul cartiglio c'è scritto Ego sum lux, io sono la luce. Ah, ecco. Perché non dobbiamo dimenticare che la vera festa della Madonna della Cava, poi tradizionalmente appunto è stata festeggiata a maggio nel mese mariano, però la vera festa della Madonna della Cava è il 2 febbraio, cioè la festa della presentazione. Io sono la luce. E infatti ancora oggi nella presentazione al Tempio si dà una piccola luce. E anticamente era chiamata la Madonna della Presentazione, più che della Cava, sì. Vero? Poi è venuto il nome della Cava. Madonna della Cava è stato il nome con cui è stata conosciuta da sempre nella devozione popolare. Tant'è vero che già quando, siccome si hanno notizie di questa chiesa che allora era dedicata a Sant'Eligio. Ricordiamo comunque, ecco, che la vostra associazione non lavora solo per la festa, per il periodo della festa, ma è un'associazione appunto culturale, socioculturale, che lavora tutto l'anno per l'arricchimento, la crescita di questo vostro quartiere. Quando avrete intenzione di ricontracambiare la visita all'Atera? La festa che è l'8 settembre, siamo già stati invitati a partecipare alla processione del pomeriggio dell'8 settembre, parteciperemo sia come associazione sia come unità di devoti della Chiesa della Madonna della Cava, quindi è tutto assolutamente aperto a chi vorrà unirsi, con una piccola o grande comitiva. Insomma. Il problema è che noi forse probabilmente prenderemo un pullman. Sì, cercheremo di organizzarci per settembre, perché le disponibilità semplicemente date a voce fino a questo momento sono state abbastanza ampie. Beh, adesso è il momento euforico della festa, del gemellaggio. Sì, poi bisogna vedere quanti. Passare del tempo, come tutte le cose, si spengono se qualcuno non riesce a tenerle in piedi, in vita, dargli insomma la forza, un calore, ecco. E quindi voi comunque ne parlerete e quindi un pullman, se sarà sufficiente, parteciperete tutte quante in toto a questa festa. Sì, con il nostro standard. In fin di conto sono venute con un pullman pure loro, avevano parcheggiato, sì, nel parcheggio. Sì, sì, sono venuti con un piccolo pullman, più con le macchine private, perché loro avevano tra l'altro anche un corredo di arredi sacri e di insegne che noi non possediamo, però insomma hanno portato sia la portantina con l'immagine della loro Madonna della Cava, sia i lampioni, la loro croce, insomma avevano veramente diverse cose. Oh, allora, soddisfatti? Soddisfatti, ci dispiace solo di non essere riusciti a valorizzare appieno gli artigiani che hanno offerto la porchetta. Sì, e anzi io manderei, se la regia ce le manda, le interviste proprio di Rosciarelli, no? Sì. Appunto l'artigiano e il geometra che stavano proprio lì. È stata un po' la fine di questa festa, ma che abbiamo visto ieri sera ha avuto il suo successo. Bene, allora noi siamo qui, si chiude diciamo con una mangiata, doveva essere un po' più lenta, si fa in fretta. Ci stanno i panini offerti dagli artigiani. Noi sappiamo che la Madonna della Cava è una Madonna che protegge gli artigiani, e noi abbiamo qui il rappresentante degli artigiani, il signor Rosciarelli. Allora, che vogliamo dire? Abbiamo mantenuto la promessa di l'anno scorso
e abbiamo rifatto la porchetta, anzi abbiamo fatto ancora più grande l'anno scorso. E insieme al geometra Gilberto Prosperini e a Carlo Maffuso sono le presenti. Bene, quindi siete in tre. Sì, il geometra, piacere, il geometra e l'altro che non c'è. E a febbraio quanto eravate invece? Un po' più. A febbraio più eravamo circa 5, diciamo. Vabbè, sì. Comunque è più onore, no? Siete in meno, l'onore ve lo spartite in tre e rimane. Noi speriamo che il prossimo anno faremo ancora meglio. Bene. Augurando buon appetito a tutti. Allora, peccato, la festa, questo tempo, diciamo. La festa per il geometra come è andata? Beh, è andata abbastanza bene, insomma, ho visto una grande partecipazione di persone, peccato sotto tempo. La fine è un po' rovinata. Sì, la fine è stata un po' così. Vabbè, ma vedo che la gente, nonostante l'acqua con l'ombrella, c'è una processione lunga. Ecco. Oh, abbiamo qui un rappresentante, allora noi ringraziamo gli artigiani. Grazie a voi. E buon appetito, tra poco ci faremo pure noi. Buon appetito a tutti. Grazie. Allora abbiamo qui un cavaiolo puro sangue. Allora Marino, questa festa è stata una festa bellissima. Oddio, i miracoli si fanno. Non so se avete notato, però la cava l'ha fatta tutta e quindi giustamente la Madonna della Cava ha fatto tutta la cava. Non sono andato nelle altre vie, ma no, l'importante è che faccia via della cava. Infatti lì c'è passata, va benissimo. Senza problemi. Allora, questa cava come va? Ho visto che le famose grotte che servivano 4-5 anni fa, forse più, per fare c'era una volta, oggi c'è, oggi, nel senso ci sono botteghe di oggi. Quindi è stato quello un motivo per farla scoprire. Quasi tutte sono state rimesse a posto, è una mia impressione? No, è così, ma d'altronde quella manifestazione nasceva proprio per far conoscere il patrimonio cittadino. Poi è chiaro che dovevano nascere altre attività, logicamente lasciate sulle mani degli imprenditori. E oggi su Via della Cava ci sono dei negozi bellissimi. Certo, non è ancora tutta sfruttata come dovrebbe, ma lasciamo tempo al tempo, ma non è più certo una via abbandonata, una via dove non c'era più nessuna attività economica e nessun negozio. Oggi ci sono attività economiche importantissime come quella del Pozzo della Cava, ci sono attività di ristorazione, ci sono attività artistiche, soprattutto artistiche. Io credo che nel tempo Via della Cava sarà proprio conquistata dagli artisti. E quindi anche questo, tutti i pretesti per riformare un passeggio come quello, non come quello del corso che non lo sarà mai, però insomma un passeggio orvietano per vedere i negozietti della via. Bene, e allora un complimento anche a te perché sei stato uno tra i fautori del rilancio della via. Bene, una buona serata, un buon assaggio. Adesso mi mangio un panino con la porchetta. Buon appetito. Questo signore è Carlo, che anche lui fa parte dell'associazione La Cava e i Cavaioli. Allora Carlo, che vogliamo dire di questa associazione? Questa associazione è nata per cercare di ridare al culto la chiesa della Cava che era stata sconsacrata. E dopo anni di restauri noi ci siamo impegnati a cercare di rendere più funzionale che sia possibile questa chiesa, perché i Cavaioli sono molto devoti a questa Madonna. C'è due anni che facciamo diciamo, la festa della Madonna della Cava in onore della Madonna della Cava per raccimolare qualche soldino che serve per la ristrutturazione e per rendere più funzionale che sia possibile questa chiesetta. Bene, allora un complimento e un augurio a che queste cose vadano in porto. Speriamo. Arrivederci e buon proseguimento di festa. Allora, ci siamo portati in un locale qui della Cava. Abbiamo incontrato qui la sorella, si chiama? Aurora. Aurora, noi l'abbiamo vista ieri sera in chiesa proprio che intonava, ecco, con l'organo, i vari canti alla Madonna, la serenata alla Madonna, no? Lei è del quartiere? No. E come mai si è trovata qui allora? Mi ha invitato Don Enrico. Ma è orvietana? No. Non sta neanche ad Orvieto? Sì, sto a Orvieto come comunità, però non sono orvietana. Era lei con un'altra suora, che poi mi ha detto era la sua sorella. Mia sorella. È la nostra vocazione in famiglia. Sì, e tutti presi. Una sua impressione di questo quartiere? Molto devoto alla Madonna, questa è una cosa bella. Come hanno riaperto la chiesina, hanno organizzato con tanto fervore, quindi mi ha fatto piacere. Ha partecipato alle serenate che hanno fatto per una settimana intera qui nelle vie?
ogni sera loro passavano per le vie della... Lei non ha partecipato a questo? Qualche volta, abbiamo trovato qualche canto, 2 o 3 volte mi pare, in qualche quindi età. Ha contribuito alla festa e quindi un grazie per tutti i contravaglioli, ecco, arrivederci. Grazie a voi. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno fatto la festa e che hanno... tutti quelli che ci sono venuti, e vi aspettiamo il 21 e il 22 maggio del 2005, quello è sicuro. Per un'altra festa genuina, cordiale, simpatica come quella che abbiamo visto. Col sole. E allora adesso noi chiudiamo, salutiamo, una buonanotte, però mandiamo a chiusura la serenata che appunto i Cavaroli hanno portato avanti per una settimana intera, ecco, nel proprio quartiere. Chiudiamo con questa serenata bellissima.